rubrica sui racconti letti e recensiti a suo tempo nel Neolitico, quando gestivo un blog quasi unicamente basato sulle recensioni, ho deciso di recuperare oggi un volume di una collana che molti di voi, i più anziani, ahimè, ricorderanno, ovvero i volumetti a 1000 lire, il fantastico economico classico della Newton Compton, gruppo Newton, eccolo qui, in particolare questo, di Warner Moon, Stirpe di Lupo, Harold Warner Moon per essere precisi. Io di questi libretti facevo incetta perché si trovavano ai tempi in edicola, credo anche il centro commerciale, adesso aiutatemi a ricordare, e nelle bancarelle dell'usato, insomma, si trovavano dappertutto. 1000 lire, che ai tempi erano proprio il minimo indispensabile per leggersi dei buoni racconti, per farsi un'incetta dei classici. Io di questa collana ho letto Beers, Lovecraft, Poe e quant'altro, e anche altri autori praticamente sconosciuti che andavano molto su Weird Tales. E questa serie di racconti raccolta in un volumetto che adesso trovate anche in digitale, anche a prezzo minore, 49 centesimi, vi lascio il link in descrizione. E questa raccolta di racconti è stata presa appunto da Weird Tales, la rivista, famosissima rivista di racconti del fantastico degli anni 30. E riscosse a suo tempo un enorme successo, tant'è che ancora oggi viene ristampata e appunto è reperibile, ovviamente in lingua originale, ma anche con una certa facilità in italiano. Dicevo e ribadisco che qua viene presentato come un romanzo, e così anche nella versione ebook, ma si tratta in realtà di una serie di racconti raccolti e riuniti in un volume unico, alcuni perché sono anche molto brevi. In particolare qui abbiamo 10 racconti. Il protagonista principale è un oscuro signore, che viene chiamato appunto il signore, che in realtà è un alieno precipitato sulla Terra da una lontana galassia durante l'antica Babilonia, raggirato da una strega locale e intrappolato nel corpo di un essere umano, il che gli impedisce in ogni modo di ritornare nel suo pianeta natale. Tuttavia, questo alieno, dopo aver ucciso la strega, giura anche di vendicarsi su tutta la sua stirpe, su tutti i suoi discendenti, vicini e lontani. E quindi in questa serie di racconti lo vediamo interagire appunto nel corso dei secoli, perché appunto sono racconti che si svolgono su più piani temporali, a dare la caccia ai discendenti della strega che l'hanno incatenato, sì, immortale, ma incatenato su questo pianeta che lui odia. Quindi i racconti di Moon coprono un periodo che va appunto da Babilonia antica, alla disfatta della Grande Armada, alla guerra dei Trent'anni, l'Inquisizione, la scoperta dell'America e infine ai giorni nostri, o meglio ai giorni dell'autore che è nato nel 1903 e quindi l'ultimo racconto è ambientato nei primi decenni del XX secolo. Sono racconti che, a dispetto di quanto può far pensare il titolo, Stirpe di Lupo e la copertina anche qui, che comunque credo che sia stata presa da uno stock, hanno richiami più che altro lovecraftiani, si hanno anche dei rimandi all'licantropia e al vampirismo, però come si usava a quei tempi, hanno di quelle atmosfere che poi abbiamo attribuito principalmente a Lovecraft. Tant'è che si pensa, e questo è un aneddoto che si legge, o quantomeno si leggeva in questi volumetti che avevano a volte delle introduzioni brevi ma ficcanti, si pensa che in alcuni dei racconti di Moon, del buon Moon, ci mise mano il solitario di Providence in persona. Di Moon si sa poco altro, ha lavorato molto per Weird Tales, del resto era uno di quegli autori che campavano vendendo romanzi a pochi dollari a queste riviste, ma vendendone parecchi, quindi erano delle vere catene di montaggio, catene di scrittura umane che producevano testi su testi e così campavano, appunto, scrivendo storie del fantastico, una cosa che oggi, soprattutto in Italia, pare quasi impossibile, pare la vera fantascienza. Allora, le storie sono ancora leggibili, se considerate che parliamo comunque di racconti scritti
negli anni, tra gli anni 20 e gli anni 30. Il primo racconto, leggo, è del 25, scritto nel 1925. Tuttavia sono godibili, come sono godibili tutt'oggi i racconti di Lovecraft se letti in quell'ottica lì. Alcuni hanno delle ricostruzioni storiche perfette, altri sono molto più di fantasia, un po' come faceva Salgari, che ha descritto posti lontani, epoche lontane, spesso senza muoversi da casa, ma hanno quello spirito un po' retro, un po' vintage, un po' avventuroso, che a me mettono tanta, un po' nostalgia, un po' tenerezza, e che comunque, secondo me, ricordano un'epoca in cui veramente viaggiare con la fantasia lo si faceva soprattutto attraverso questo tipo di racconti e per pochi centesimi. Vi ripeto, vi metto il link per comprarlo in formato ebook per pochissimi centesimi, oppure se lo trovate sulle bancarelle in questa famosa collana dei 1000 lire potete fare un affare e potete anche probabilmente trovarne molti altri perché viaggiano un po' a branchi questi libretti, quindi quando trovate, non guardate neanche troppo i titoli, comprateli, 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 tanto pescherete sicuramente almeno 3 o 4 gemme rare. Stirpe di lupo di Harold Warner Moon.